A poco più di un mese dalla mareggiata che ha flagellato la costa, provocando danni alle spiagge, alle attività commerciali e alle abitazioni, oggi si è svolto l'incontro a porte chiuse tra i residenti di Sassonia Sud, alcuni operatori commerciali e l'amministrazione comunale di Fano. La riunione è stata convocata in municipio dal sindaco di Fano Massimo Seri per fare il punto della situazione assieme all'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini e al dirigente del settore Adriano Giangolini. Qui non è che c'è qualcuno che sta da una parte, qualcun altro sta dall'altra, il sindaco rappresenta i cittadini, quindi io sono il primo cittadino, sono dalla loro parte, quindi abbiamo ragionato insieme quello che è il percorso che abbiamo seguito con tutti gli atti da settembre fino ad oggi. Ovviamente faremo degli step puntuali per spiegare sempre la situazione, se ci sono dei ritardi oppure no, in modo tale che assieme decideremo anche come muoverci di conseguenza. Al centro dell'attenzione il tema della difesa della costa. Dopo la richiesta da parte della Regione Marche della valutazione di impatto ambientale, il Comune ha interpellato il professor Mancinelli dell'Università di Ancona. L'esperto di ingegneria marittima collaborerà quindi per studiare e sviluppare il progetto. Questo poi verrà ripresentato in Regione entro il mese di aprile per poter così avviare il procedimento di valutazione necessario. La Regione ha 150 giorni al massimo per dare il decreto di valutazione positiva, speriamo, di impatto ambientale, quindi vuol dire che alla fine di settembre dovrebbe essere emanato il decreto e quindi abbiamo i mesi di ottobre, novembre e metà dicembre per fare l'appalto e consegnare i lavori. Contiamo entro la metà di dicembre di consegnare i lavori alla ditta che poi può cominciare i lavori. D'altra parte però rimane la preoccupazione di molti residenti che continuano ad avere dubbi sulla realizzazione delle scogliere. Che cosa è emerso da questo incontro? Di positivo mi sembra niente, per il fatto che comunque ci sono 3 milioni disponibili e quelli ci sono, però hanno in mente di fare le scogliere dal porto fino a Ponte Metauro. Qual è il problema? È che il progetto che ha fatto la Regione ha detto che queste scogliere costano 9 milioni tutte, però noi ce ne abbiamo solo 3. Allora i nostri cosa pensano di fare? Di farle più piccole, più basse, su tutto. Sono soldi buttati via un'altra volta. Adesso cerchiamo di contattare quelli della Regione, anche i nostri rappresentanti qui di Fano e poi vediamo, perché se si deve rifare un lavoro che poi fra la prossima mareggiata riporta via tutto, ma io ho detto basta, adesso basta. Ho detto vado in albergo a 5 stelle e poi porto il conto al signor sindaco e tutta la compagnia. Meglio che rido.